Noi servono immediatamente personale e più sicurezza sul lavoro, perché questa questione anche dei tamponi sta diventando una barzelletta e i lavoratori sono stanchi di sopportare questa situazione qua. Devono sapere che, in che condizioni di salute lavorano, se possono tornare a casa tranquilli, se possono anche lavorare tranquilli. E da quello che sta succedendo in questi giorni, dove l'altro ieri 107 lavoratori dell'ASL 3 sono risultati positivi con test rapidi, non ci fa ben sperare per il futuro. I lavoratori sono stanchi, sono la frutta, sono stati spremuti dalla prima pandemia e adesso si trovano ad affrontare una carenza di personale, di strutture, di presidi e soprattutto di tamponi che non vengono effettuati nei confronti di loro stessi, in quanto ci sono delle incompatibilità tra tampone molecolare e tampone test rapido. State vedendo nella facciata dell'ospedale ci sono esposti anche cartoncini. Questi sono i lavoratori che ci stanno esprimendo la loro vicinanza esponendo quei cartelli. Questi cartelli rappresentano la richiesta di aiuto che stanno facendo i lavoratori stessi alle istituzioni piemontesi e nazionali. Serve più personale. 107 lavoratori. È vero che ci sono dei tamponi che sono stati fatti il 22 che non sono ancora stati processati? È vero, sono in frigo congelati. Sono in frigo congelati. È vero che c'è un problema di cluster negli uffici delle ASL 3? Questo non lo possiamo sapere. Non potete saperlo? Ok. Comunque 107 riguardano anche lavoratori nel... Ma in un solo giorno, eh? 107 in un solo giorno. L'altro di ieri lavoratori. Sono risultati positivi 107 lavoratori ai test rapidi, ai test antigenici che ci sono arrivati ultimamente. Abbiamo anche un problema. Non è che sono, il problema sta lì, in un solo giorno. Abbiamo anche un problema sul discorso della sensibilità e la specificità di questi test rapidi che stanno avvenendo. Sembrerebbe che vogliono fare lo screening sui lavoratori. Noi non siamo d'accordo perché questi test rapidi antigenici hanno un bassissimo grado di sensibilità. Possono dare dei falsi positivi e dei falsi negativi e noi da quando li stanno utilizzando stiamo trovando tantissimi positivi all'interno dei presidi e dei reparti. Ieri, solo per promuovere questa riunione di oggi, dai reparti dall'ottavo piano fino a pian terreno abbiamo trovato positivi dappertutto. Solo il pronto soccorso di Pinerolo ha registrato 8 positivi. In altri reparti ci sono dai 4 ai 5 positivi per ogni gruppo di lavoro. Noi non siamo sicuri, noi chiediamo massima sicurezza e tamponi molecolari per tutti i lavoratori, indistintamente. Non è giusto discriminare il personale interinale, gente che comunque lavora, che ci mette la faccia, così come la mettiamo noi, che abbiamo un contratto a tempo indeterminato e quindi lasciatemelo passare un po' più sicuri rispetto alle altre nature contrattuali. Vogliamo tamponi rapidi che vengano eseguiti in tempi veloci. Ci sono stati dei dipendenti che dopo 5 giorni hanno avuto l'esito solo perché sono andati a guardare loro stessi. Non c'è nessuno che li avvisa dell'avvenuta positività. Ok, ma secondo voi perché ci vuole così tanto tempo? Mancano i reagenti? C'è un problema sicuramente di reagenti innanzitutto, quindi questo è anche abbastanza scandaloso perché abbiamo avuto 5 mesi di tempo per potersi organizzare sia a livello nazionale, regionale e aziendale, non è stato fatto nulla. Da un punto di vista di acquisto dei reagenti, probabilmente qualcosina in più rispetto ai DP, fortunatamente, anche se ci sono comunque delle criticità, non è stato fatto nulla da un punto di vista strutturale degli edifici ospedalieri, non è stato fatto nulla per quanto riguarda i percorsi e sui tamponi sicuramente c'è una carenza di reagenti e mi consente anche questo, non voglio pensare male, però voglio dire, sicuramente se io allungo i tempi di risultati sui tamponi andrò a beccare meno dipendenti positivi che quindi magari lavoreranno in maniera sintomatica di più. Questo voglio dire, uno può essere in malafede, però fa bene a pensare male. Ma... il rimprovero principale che lo facciamo all'azienda è che noi abbiamo un ritardo strutturale sulle assunzioni ordinarie, cioè la sostituzione delle quiescenze, del personale che è andato in pensione. Noi abbiamo personale da assumere che è andato in pensione nel 2018 e ancora oggi non è sostituito. E infatti questa situazione poi aggrava tutto il resto. E poi c'è la questione che noi possiamo aprire dei posti letto, a parte il discorso delle tende dei militari vanno bene, dei posti letto sui presidi di Giavena e Avigliana, potremmo recuperare una cinquantina di posti letto perché lì c'erano ex reparti che sono stati chiusi, dove c'è l'ossigeno, ci sono i campanelli, c'è tutto. Quindi non capiamo dal punto di vista della gestione di questa emergenza come si stia muovendo l'azienda. Dovrebbe prima utilizzare, sfruttare quello che noi potremmo sfruttare immediatamente, non le tende da campo, perché le tende da campo
non c'è sufficiente aerazione. Voglio vedere nel momento in cui ci metti dei positivi, dei Covid in una tenda dove in mezza giornata diventano tutti positivi i lavoratori e i pazienti. Perché, scusate, perché in tenda non si può fare pressione negativa, giusto? Esattamente, poi i ricambi d'aria diventa un problema, questo va da sé, lo sa chi. Però lo spieghiamo. Il problema... Ieri l'azienda ci ha detto che ha comprato diversi macchinari per eseguire i tamponi in maniera più rapida. Peccato che poi non c'è nessuno che fa funzionare i macchinari, perché tutti i laboratori sono carenti dal punto di vista dei tecnici di laboratorio. Ecco, ma una domanda... Se... Rivoli, ci sono almeno 10 carenze che da anni non vengono più. Ma secondo voi i tamponi rapidi li fanno perché mancano i reagenti e quindi li fanno al posto dei tamponi molecolari? È possibile? In realtà è iniziato un percorso differente, nel senso quello che viene fatto anche all'interno di alcuni presidi ospedali di Torino già da diverse settimane, cioè faccio un tampone rapido antigenico e poi se è positivo praticamente rifaccio un tampone molecolare, se è negativo invece quel paziente lo definisco pulito. Quelli che sono negativi al test, che io definisco puliti, sono realmente puliti? Il problema è che qui oggi in tutti gli ospedali pulito sporco non esiste più. C'è una commissione fra positivi e negativi perché non ci sono percorsi separati. Questa è la verità. Ecco, ma dovendo individuare dei responsabili da un punto di vista politico piuttosto che istituzionale, l'azienda, la regione, chi sono? Chi possono essere i responsabili? I responsabili sono trasversali, dal governo nazionale fino all'ultimo gradino che è l'aziendale. Perché se andiamo a vedere, come diceva poco fa il collega, i ritardi strutturali, allora la responsabilità è assolutamente nazionale, perché ancora oggi si sta discutendo come ampliare una rianimazione qui a Rivoli piuttosto di come ampliare il DEA con i soldi che dovrebbero arrivare dal governo nazionale. C'è stato tutto un tempo, un periodo dove per fortuna siamo stati un po' più liberi da questa pressione della pandemia e non si è fatto assolutamente nulla, pure ci si aspettava questo tipo di risposta da parte del virus, una risposta che è comunque ancora peggiore rispetto alla prima fase e che ci sta vedendo soccombere perché manca personale. Il problema principale è: noi possiamo aprire tutti i posti letto di questo mondo, ma se non ci metti il personale dentro, chi dà l'assistenza? Ma chi lo assume il personale? Ma deve essere sicuramente la Regione Piemonte ad assumere il personale. Ma la Regione Piemonte non può andare avanti facendo bandi di 6 mesi oppure bandi di 1 anno. Le persone non rispondono a questi bandi, i professionisti scappano perché c'è una situazione di emergenza, questi codici rossi che voi vedete è la realtà, non è fantascienza. E il codice nero che state vedendo in alcune aree esiste già, quindi siamo veramente in affanno, siamo in carenza e noi stiamo lanciando questo grido d'allarme alle istituzioni affinché si attivino immediatamente e facciano contratti a tempo indeterminato, andando a tagliare tutta quella burocrazia che oggi impedisce le assunzioni celeri. A marzo era stato bandito un concorso assieme a San Luigi per quanto riguarda l'ASL Torino 3, era stato sospeso per l'emergenza della prima ondata pandemica. Hanno avuto tutto il tempo da maggio in poi per potersi occupare di questo concorso e non è stato fatto. Ci sono regioni del centro-sud Italia che hanno bandito numerosi concorsi, quindi tra un po' di mesi qui rischiamo veramente, perché c'è un sacco di colleghi anche che arrivano da altre regioni d'Italia, rischiamo di avere ulteriori perdite e questo sarà veramente ancora un dramma maggiore. Anche dal punto di vista strutturale i lavori in 5 mesi non sono stati adeguati alla carenza che c'era stata nella prima ondata. Basta pensare al nostro pronto soccorso che è rimasto tutto uguale, addirittura la tenda del pre-triage non è ancora stata aperta nonostante era prevista questa seconda ondata. Noi chiediamo, visto che la situazione è eccezionale, chiediamo delle politiche di stabilizzazione del personale, con o senza concorso, perché noi abbiamo bisogno del personale subito. Quindi stabilizzino il personale che c'è, che sia interinale, che sia a tempo determinato, in modo che noi possiamo dare delle risposte, perché abbiamo dei mesi davanti molto, molto duri e rischiamo che fra qualche settimana la situazione possa implodere in tutti gli ospedali. E se noi non dimentichiamoci che stiamo tralasciando un aspetto fondamentale, stiamo concentrando tutto quello che dovrebbe essere l'ordinario, cioè l'assistenza ai cittadini, le cure ai cittadini sulle patologie ordinarie, quelle che esistono, perché esistono queste patologie. C'è gente che non va a farsi visitare perché ha paura del Covid e questo deve essere fondamentale. Andava valutato prima questa situazione, quindi andavano eventualmente valutati la necessità di fare ospedali destinati ai Covid, perché non possiamo permetterci che la gente non si curi o che si arrivi a un ritardo diagnostico, perché gli ospedali non possono garantire questo e questo è scandaloso. Il Covid non va curato in ospedale, perché per fortuna rispetto a marzo-aprile
i posti letto non sono tanto quelli ad alta elevata intensità assistenziale, non sono tanto da rianimazione fortunatamente, anche se ci sono casi gravi, però sono anche a bassa medio intensità e quindi vanno trattati a casa, e il territorio non c'è, non c'è il territorio, bisogna andare a curare i Covid a casa della gente, bisogna portare i medici e gli infermieri a casa della gente, è chiaro che servono risorse su questo. Serve una medicina territoriale che oggi è assente in tutto il Piemonte. E ovviamente la Torino 3 è un'azienda grande, geograficamente difficile, e quindi a maggior ragione c'è una grossa criticità. Quindi far funzionare le USCA? Far funzionare le USCA che purtroppo non stanno funzionando per mille motivi. Ma non solo le USCA, anche le cure domiciliari. Bisogna rinforzare i contingenti di personale sulle cure domiciliari, perché se no le USCA da sole non possono avere i risultati che noi dobbiamo avere per combattere questo coronavirus. La Regione Piemonte ha avviato già mesi fa una commissione specifica per la riorganizzazione della rete territoriale e per la riorganizzazione della rete ospedaliera. I risultati, io mi chiedo, dove sono?